quel porto, in quella situazione, senza gli spazi, cioè è del tutto inadeguato. Il Porto Vecchio è rimasto desolato e non, i traffici si sono spostati al Porto Nuovo perché non ha più le caratteristiche per essere un porto moderno. Viceversa, con questi, con questo provvedimento e con questi soldi, noi spostiamo le stesse opportunità nella zona dove si è sviluppato il porto, che ha bisogno di piazzali, ha bisogno di spazi diversi, ha bisogno di una logistica diversa, perché altrimenti voler dire che quello deve rimanere com'era vuol dire tenerlo ancora altri 30 anni così. I traffici si sono spostati, cioè gli operatori portuali, quelli che operano sul campo, perché hanno abbandonato il Porto Vecchio? Perché non era più funzionale. Allora non si può dire io c'ho una 500, metto dentro il motore della Ferrari, correrò. No, sempre 500 resta, andrei un po' più veloce o addirittura rompi la macchina e spacchi tutto. Devi metterti al passo col tempo, bisogna guardare avanti. Non si può pensare che il Porto Vecchio, ecco, cito un dato, nel Porto Nuovo una delle richieste degli operatori è quella di avere grandi spazi, perché non servono più i magazzini, si viaggia con container, non c'è più il sacco di caffè, sì, sì. Non c'è più l'arancio in pallet, arrivano container e questo è il traffico e tu hai bisogno di spazi, di ampi spazi. E a sud, come si dice, c'è la parte verso del Porto Nuovo e quella è la parte che ha gli spazi per essere attrezzate, c'ha i fondali ancora più alti che rispetto al Porto Vecchio e pertanto ci sono le condizioni proprio per fare la sfida di Suez e dell'Estremo Oriente. Fino adesso eravamo bloccati e con la vendita anche delle aree c'è anche la possibilità di avere anche delle risorse aggiuntive per investire.